Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: Il primo è: Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: Hai detto bene, maestro, secondo verità, che egli è unico e non vi è altri in fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: Non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a venerdì 12 marzo 2021. Il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 12, versetti 28-34 di San Marco, ci ricorda quello che in questi giorni avevamo già detto e visto circa l'importanza dell'amare Dio e dell'amare il prossimo. Gesù porta a compimento la legge e i profeti e riassume tutta la legge e tutti i profeti in questi due comandamenti. Questo amore assoluto, totale, totalizzante verso Dio e questo amore per il prossimo come noi amiamo noi stessi. Ovviamente, ovviamente, bisogna vedere come, se e quanto amiamo noi stessi. Ed è per questo che stiamo leggendo e meditando il testo dell'inconscio spirituale del professor Larcher e stiamo affrontando il tema dell'accidia e della tristezza. Abbiamo visto la tristezza, la terapeutica della tristezza, adesso stiamo vedendo l'accidia. Per quanto concerne l'accidia, abbiamo visto che la sua particolarità è di attaccarsi a tutte le facoltà dell'anima e ridare fiamma a quasi tutte le passioni. Terribile questo vizio. Per questa sua particolarità, l'accidia ha bisogno di una terapeutica spirituale multiforme, capite? Cioè, è talmente tremenda che c'è bisogno di una terapeutica spirituale multiforme. Questa speciale terapeutica presuppone anzitutto, ecco, vedete, da cosa si comincia? Dal solito. Questa terapeutica presuppone anzitutto che la malattia sia portata alla luce e riconosciuta come tale. Primo punto. Darle un nome, riconoscere il suo volto. Perché se la caratteristica di questa passione di essere immotivata, avevamo visto, no? Si diceva: ma io non so perché mi sento male, perché mi sento turbato, perché mi sento avvilito, perché mi sento giù, perché mi sento. Mentre la tristezza ha una ragione, l'accidia non ce l'ha. Quindi, se la caratteristica di questa passione è di essere immotivata, di conseguenza è spesso anche inconscia e incomprensibile, tanto più che uno dei suoi principali effetti, l'abbiamo visto, è di accecare lo spirito e rendere oscura tutta l'anima. Capite? Quindi perché non vedo, perché sto male, non capisco, perché sei cieco? Cioè è un cane che si morde la coda, no? Un circolo vizioso. Quindi E io ho bisogno di portare alla luce, sento questo vuoto che mi fa star male, però essendo cieco non riesco a riconoscerlo, è terribile, è una situazione terribile. Per questo San Giovanni Cassiano scrive che chi vuole combattere in modo congruo deve affrettarsi a tirare questa passione fuori dal segreto dell'anima, capite? È l'unico modo, eh? Deve tirarlo fuori dal segreto dell'anima. Quando l'accidia si manifesta nella forma di una tendenza all'assopimento, è bene resisterle, sforzandosi di non cedere alla fiacchezza o al sonno. Cioè uno dice: No, ma io ho sonno, no, ma io sono stanco, è perché fisicamente sono stanco. No, non è vero. Guardate. Prima di andare a disturbare lo spirito in quanto rapporto intimo, diretto, mistico con Dio, fate questo esperimento. Voi prendete la bicicletta o, se siete bravi a correre, la corsa e
Fissatevi un punto, cioè dite: io voglio mettere esperimento, fare questo esperimento che mi ha detto Padre Giorgio, e quindi ci serve almeno 1 chilometro di distanza da un punto all'altro, da A a B. Calcolate 1 chilometro e vi mettete a fare questo chilometro di corsa o in bicicletta, così come siete, cercando di dare il massimo, cioè di fare questo chilometro il più velocemente possibile, ok? Poi, quando arrivate, dovete cronometrarvi, quando arrivate senza guardare il cronometro mentre lo fate, quando arrivate in fondo, firmate il cronometro. E dopo vedete, quando l'avete fermato, come vi sentite, cioè ve lo dovete proprio registrare, non so, vi fate un vocale, ve lo scrivete su un pezzo di carta del tipo: sono molto stanco, non ce la faccio più, mi manca il fiato, sono distrutto, queste cose qua. Fate passare qualche giorno. Prendete la musica più bella che avete, quella che vi piace di più in assoluto. Quella musica religiosa, quella musica classica, un canto gregoriano, un canto religioso, un brano di musica classica che vi piace moltissimo, quello che volete. Quello che vi sveglia dentro maggiormente, come dirvi, quando lo sentite vi sembra di toccare il cielo con un dito, vi sentite proprio il cuore battere, il sangue che pulsa, no? Quei brani musicali che uno dice: qui ci sono dentro, mi porta via il cuore. Non so, io vi faccio un esempio, vi svelo un mio piccolo segreto. Uno, beh, a parte che ormai ve ne ho svelati talmente tanti di segreti che conoscete più voi di me che non il mio confessore, quasi. Vabbè, comunque ridiamo un po' ogni tanto perché sennò qui diventiamo troppo seri. Comunque, un canto che a me piace tantissimo, sono due che mi piacciono molto. Uno è il canto dell'Ave Maria in caldeo, bellissimo, che voi trovate su internet, su YouTube. Quest'Ave Maria cantata in caldeo è veramente una cosa. Forse un po' perché io ho qualche ricordo dell'ebraico, che è ovviamente diverso, però alcune espressioni sono molto simili, c'è una similitudine nella pronuncia, e allora mi fa ricordare tante cose, no? Ma comunque è bellissima, questo canto dell'Ave Maria in caldeo è stupendo. L'altro, che è altrettanto bellissimo, è il canto che hanno, diciamo così, copiato dalla tilma della Madonna di Guadalupe. Adesso non mi ricordo più dall'immagine, no, della Madonna di Guadalupe, non mi ricordo più da quale punto particolare hanno addirittura trovato questo pentagramma con le note, perché sto andando a memoria, quindi non chiedetemi di ricordarmi tutto perfettamente, quindi non me lo ricordo più, però mi ricordo che addirittura hanno anche trovato questo pentagramma con questa melodia e hanno musicato questa melodia ed è venuta fuori una cosa. Tra l'altro, non mi ricordo più, ma poi lo vedrete voi siete più bravi di me, quale delle due, mi sembra però che sia l'Ave Maria in caldeo, se non vado errato. Comunque, una delle due addirittura hanno studiato, hanno fatto degli studi e hanno visto che ha degli effetti terapeutici sulle malattie. Addirittura hanno visto che ha degli effetti bellissimi, molto positivi, per esempio anche per chi ha disturbi del sonno. Ma comunque mi ricordo che avevano fatto questi studi, adesso non mi ricordo bene esattamente quali erano perché non ho preparato questa parte, quindi sto andando proprio così molto spontaneamente, molto a memoria. Lo mettete su. La fate partire e andate. Se avete un po' di canti, magari 1 chilometro è un po' di più di a meno che non siete Speedy Gonzales, ma se no 1 chilometro magari ci impiegate un po' di più del canto dell'Ave Maria in caldeo, oppure quell'altro di Guadalupe. Comunque, magari mettete insieme 3 o 4 canti belli, musiche anche classiche. E il Rex Tremende. Mamma mia, guardate quando si sente quel brano di musica classica, veramente sembra di essere davanti al giudizio universale.
ti sembra proprio di chiudi gli occhi e vedi uscire il Signore Re della Gloria. Mamma mia, che roba. Ecco, io se faccio partire questi praticamente con la bicicletta decollo e volo sulla luna direttamente, tiro sul cemento, lascio giù la fiamma di fuoco come flash o come il carro infuocato di Elia, va bene. E voi le fate partire e partite, cronometrate, arrivate in fondo, fermate, ditemi il tempo che avete impiegato. Vi posso assicurare che è sicuramente molto, molto, molto meno della volta precedente. E voi quando arrivate in fondo, non solo non siete stanchi, ma avete dentro una grinta, un fuoco, che di chilometri non ne fareste uno, ne fareste mille. Allora, come mai la prima volta eravamo fiacchi, stanchi, sonnolenti, la seconda volta no? Il corpo è sempre quello. Cosa è successo? Fatelo pure alla stessa ora. Eh? Cosa è successo? È successo che non tutto il sonno e non tutta la stanchezza ha un'origine fisica. Non di rado la sua origine è spirituale. E dietro ci sta l'accidia. Quella non voglia di fare, di stare, di essere, quella stanchezza. Non a caso, quando si cade nella depressione, si finisce dentro in un letto a dormire. Quando si è dentro la depressione profonda, non si ha neanche la forza di metterci i piedi dal letto. Ma fisicamente non sei stanco, ma spiritualmente non ce la fai più. Quindi stiamo, ebbene è giusto quello che lui dice, forma di una tendenza all'assopimento, questa accidia si manifesta nella forma di una tendenza all'assopimento, è bene resisterle, sforzandosi di non cedere alla fiacchezza o al sonno. Uno deve fare i conti e dire, ma io ho ragione d'essere che sia stanco. Oppure una cosa mentale, o una cosa spirituale. Da dove viene questa stanchezza che ho addosso? È veramente fisica? Stiamo attenti a dire sì, sono sicuro, ah certo, perché qua, perché là, perché su, perché giù, stiamo attenti a dirlo. Guardate che l'accide si sa nascondere molto bene. Stiamo attenti, non siamo frettolosi nel dire sì, ha una ragione fisica. Io nella mia vita ho sperimentato che la stanchezza fisica, cioè quella proprio che uno dice sono distrutto, non ce la faccio più, esiste. Ma non è così frequente. Mentre la stanchezza accidiosa, quella spirituale, esiste ed è frequentissima. Frequentissima. Il corpo, vedete, è un grande alleato dell'uomo spirituale. Il corpo è il miglior compagno dell'uomo spirituale. Perché il corpo ti dà la possibilità di fare mille cose quando tu sei un uomo veramente spirituale. Pensate a San Carlo Borromeo, a Beato Cardinal Schuster, a San Giovanni Maria Vianney. Questo corpo che li ha sorretti, pensate a San Pietro d'Alcantara, questo corpo che li ha portati, li ha sorretti fino allo sfinimento, e questi uomini che hanno fatto mille e una cosa grazie a questo corpo. Il nostro corpo è il nostro carissimo amico. È un nostro compagno di viaggio insostituibile. Più noi siamo spirituali e più da questo corpo noi possiamo trarre ogni più grande beneficio. È un grande aiuto, eh? Perché poi a un certo punto anche lui vi dirà no, questa non è stanchezza vera. Questa è accidia. Questo è l'assopimento che viene dall'accidia. In tutti i casi, osserva San Giovanni Cassiano, l'esperienza dimostra che la tentazione dell'accidia non si evita fuggendo. Attenti, eh? Ma bisogna averne la meglio resistendole. Non puoi fuggirla, devi resistere. Quindi, c'ho sonno? No, ma non è vero, pensaci bene, guarda che quel sonno lì non viene dalla stanchezza, viene dall'accidia. Riflettici bene, controlla, verifica, sei sicuro che viene dal corpo? Sei sicuro che viene da una reale stanchezza perché hai fatto tante cose per cui sei stanco? Sei sicuro che il corpo non ha già riposato abbastanza?
Pensate quando ci strafoghiamo di cibo. Stessa cosa. Ma io ho fame, non è vero? Non è vero? La tua fame è spirituale, tu hai fame di Dio, tu hai fame di verità, tu hai fame di carità, tu hai fame di speranza, tu hai fame di pienezza. E allora ti illudi che riempiendo lo stomaco fino a scoppiare, questa fame interiore si vada sanando. E invece più mangi e più questa fame si affama e ti affama. E tuttavia la resistenza alla passione non dà mai frutti immediati. Mi raccomando, non dimentichiamolo, mai frutti immediati. Quasi sempre la vittoria sulla acide suppone una battaglia lunga e assidua. E anche la terapeutica pretende allora che ci si armi prima di tutto di pazienza e di perseveranza. Anzi, proprio la virtù della pazienza si rivela uno dei principali rimedi contro questa passione. Non si può avere tutto subito. Non si può pensare che io da stasera ho combatto la ciglia, basta, domani mattina non ce l'ho più, ho vinto. No! E poi quanti anni è che sei dentro? Ricordate Gesù quando fa gli esorcismi che chiede da quanto tempo è che è così? Perché è importante il tempo, eh? Un conto che io sono dentro un peccato da un giorno, un conto da una settimana, un conto da un mese, un conto da un anno, un conto da 10, un conto da 20, un conto da una vita. Ci vuole sempre più tempo ad uscire in relazione a quanto è stato dentro. E bisogna avere pazienza. Cadi, ti rialzi, cadi, ti rialzi. È una lotta, devi essere perseverante. Anche la speranza si rivela un altro fondamentale rimedio da unire alla pazienza. La speranza su cui contare non è soltanto quella di venire prima o poi liberata dalla passione, capite? Non c'è solamente quella, e di trovare riposo, ma anche quella dei beni futuri, che scrive San Giovanni Climaco, costituisce il giudizio su questa passione e l'annienta completamente. Uno deve pensare al paradiso, deve pensare al cielo, deve pensare a Gesù, e ti dà una forza incredibile questo pensiero. Un terzo ed essenziale rimedio è il pentimento, il dolore, la contrizione. Eh sì, alla faccia di chi dice che tanto non conta, certo. Anche il timor di Dio costituisce un potente antidoto contro questa passione. Niente è altrettanto efficace, arriva perfino a dire San Giovanni Climaco, come il timore di Dio. Fra i rimedi prescritti dai padri dobbiamo poi anche citare il lavoro faticoso, soprattutto San Giovanni Cassiano gli dedica lunghi passi in avanti ai benefici. Il lavoro, proprio il lavoro manuale, il lavoro faticoso. Anche questo aiuta molto a combattere l'accidia. E San Giovanni Cassiano ne parla molto. In effetti, questo lavoro faticoso può aiutare l'uomo a evitare la noia, l'instabilità, il torpore, la sonnolenza, che in parte costituiscono questa passione. Non dimentichiamo gli elementi, Noia, instabilità, torpore, sonnolenza. Avete mai notato quelle, ma ve l'ho già detto, quelle persone che hanno sempre bisogno di qualcosa di nuovo? Il risotto giallo non va bene, ci devo mettere l'alloro. La pasta asciutta col sugo non va bene, ci devo mettere il rosmarino. I ravioli in brodo non vanno bene, ci devo mettere la panna. Fanno una cosa per due giorni, il terzo giorno devono cambiare. Cioè, incredibile. Che poi è lo stile tipico del tossicodipendente, no? Questo bisogno di novità costante, perché io ho bisogno che l'esperienza mi scuota continuamente, perché dentro sono morto, dentro sono vuoto, e quindi ho bisogno sempre che qualcosa mi stimoli. Ricordate il libro Stimoli di cui vi ho parlato, no? Può anche contribuire a formare o conservare quell'assiduità a questo lavoro o continuità di presenza, di sforzo e attenzione che la vita spirituale richiede e l'accidia invece cerca di spezzare. Soprattutto si oppone direttamente all'ozio, che è una delle forme principali che l'accidia può assumere ed è del resto già di per sé fonte di mali innumerevoli. Guardate, se uno mi dice, mi parli, mi fai un esempio di ozio. La televisione. La televisione senza mira, senza scopo, senza fine, è ozio puro. Ho sentito l'altro giorno un telegiornale, un programma, dove dicevano che
era stato seguito da, non vi dico i numeri perché così non si può rintracciare, comunque da molti, molti, molti italiani. Io ho in mente questo programma e dico, ma lì c'è pienezza? Ma cos'è che trovano lì dentro? Lo si guarda perché? Che cosa ti dà? Il tempo che si perde su Facebook. O a guardare i video. Così, i video. A guardare i video. No, ma io guardo i video di... E ognuno c'ha i suoi, no? I video di fiorellini, i video... non so, di qualunque cosa. Delle macchine, i video. Ognuno c'ha le sue passioni. Ma cosa ti serve? L'ozio, guardate, è terribile. Noi diciamo tanto che siamo stracolmi di cose da fare, ma poi guardate, in realtà abbiamo buchi di ozio incredibile. Uno dice, ci lamentiamo che abbiamo tante cose da fare, va bene, ci lamentiamo che siamo tanto stanchi, che senza di noi il mondo cade, no? E allora perché non vai a letto? Mi ricordo quando ero piccolo che dicevo, no, io assolutamente sono stanchissimo, non posso mettermi a studiare, no? Va bene. E allora la mia mamma mi diceva, va bene, allora mettiti il pigiama e vai a dormire. No, a dormire no, non voglio. E allora perché? Allora, sei stanco o non sei stanco? Se sei stanco, vai a letto a dormire. Altrimenti, studi. Perché anche lo studio è un lavoro faticoso, è solo che invece di usare i muscoli e il sudore, uso la testa e i neuroni. Allora, sei stanco o non sei stanco? Se sei stanco, vai a letto a dormire, se no niente. Io ho tanta fame. Ah, che bello, bene. Allora, ti preparo da mangiare. Ho pensato di fare... No, quello no, non mi piace, che schifo, non lo voglio... Non hai fame? Quando uno ha fame, uno divora anche le gambe del tavolo, qualunque cosa metti davanti. Quando ci sono i giorni di digiuno, ve l'ho già detto, no? C'è un formaggio che io detesto perché puzza da morire. E l'avevo detto in una catechesi. E dicevo, no, quel formaggio lì non lo mangerò mai. Proprio l'odio. Arriva il venerdì. Mi ricordo, esce questo carrello di formaggi. E in mezzo c'era sto pezzettone di questo formaggio puzzolente. Ma sapete che quell'odore mi piaceva tantissimo. Non ho mai sentito un odore più profumoso di quello. Mi sarei mangiato anche la crosta di quel formaggio. E io mi fermo lì davanti e dicevo, ma ti rendi conto? Io fino a 12 ore fa dicevo che quel formaggio che tutta la mia vita non avevo mangiato lo odiavo. Adesso rappresenta la mia tentazione. Ma è pazzesco! Questo formaggio è sempre stata la repulsione totale e assoluta della mia vita. Oggi lo guardo sbavando. Cioè mi sento Esaù col piatto di lenticchie. Capite? È stata dura a resistere. Ho dovuto fare appello a tutta la razionalità possibile ed immaginabile e capire che era una tentazione perché era... impossibile, era assurda quella cosa. Cioè, capite, noi dobbiamo stare attenti all'ozio. Sono come quelli che, un'altra cosa, no? Provate a pensare anche a questa cosa qui. Prendo, vado a letto e comincio a leggere i libri. Anche su questa cosa, grazie al cielo, io da giovane, da ragazzo, ho ricevuto un'educazione veramente bella, importante per me. A me è sempre stato detto, a letto si va per dormire, non si va né per mangiare, né per leggere, né per ascoltare la musica, a letto vai a dormire, sulla sedia stai a studiare, sulla bici vai per andare in bicicletta,
Ogni cosa ha il suo momento. No, noi invece prendiamo, andiamo a letto e cominciamo a leggere, così passano le ore. Cioè ci illudiamo che andiamo a dormire, ma intanto continuiamo a fare le nostre cose. Questo iter delle cose da fare va avanti in continuazione. Non c'è questo fermarsi e dire adesso basta. Ora mi consegno al riposo, perché per il mio corpo è giunto il tempo del riposo. Guardate, se noi ascoltassimo molto di più il nostro corpo come amico e imparassimo anche ad obbedirgli e andassimo a letto molto prima la sera, con la scusa, no, ma io non mi addormento presto, non è vero, non è vero. È una questione di abitudine, è perché tu hai sfiancato il tuo corpo ad addormentarti a mezzanotte, è chiaro che poi i primi 4-5 giorni, se vai a letto molto prima, non dormi, ma è ovvio, deve reimpostarsi, ma questo è logico. Ma se noi ascoltassimo, noi andiamo a letto molto prima, e così potremmo svegliarci prima per pregare. È tutto un disordine che rincorre il disordine. Bene, vi auguro di cuore una santa giornata. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.